Amici, buongiorno, eccoci qua. Questa mattina in compagnia dell'amico Vittorio Savoia e io sono Franco Anastasio. Quest'oggi questo incontro è dedicato ad un importante anniversario del nostro Duomo. In 90 anni, 12 giugno prossimo, saranno 90 anni dal giorno della consacrazione. Ecco, in questi anni io e Vittorio abbiamo raccontato tante cose, però oggi mi preme veramente raccontare, anche se pur brevemente, perché le notizie sono moltissime, almeno una parte di quella giornata che tra le altre cose è stata descritta, come dirai tu, magnificamente nella cronistoria da parte del nostro parroco Monsignor De Lorenzo. Ecco, Vittorio, tu so che hai fatto uno studio particolare che poi presenterai la cittadinanza. Sì, ho voluto fare questa diciamo, pubblicazione, sì. È una pubblicazione dove, diciamo, dato io avevo pubblicato un libro sulla vita religiosa a Gioia Tauro, sì, tanti anni fa. E allora questo non è altro che l'ampliamento di quella, perché qua c'è tanta roba che non avevo messo qui, allora l'ho trovato negli archivi della Chiesa e quindi ho voluto mettere tanta roba che naturalmente queste notizie debbono andare ai giovani. I giovani devono sapere, perché la storia la devono sapere i giovani nostri. Non siamo noi, io, tu, Franco, a Gioia non c'è nessun altro, c'era anche Rocco Ruggero, ora purtroppo Rocco Ruggero non c'è più, e quindi altre persone che cercano di dare notizie storiche alla comunità, purtroppo non c'è. E questo è stato sempre il nostro intento, questa cerca da circa 15 anni, Vittorio, perché da quando siamo venuti un po' fuori questo martinzegno, siamo trascorsi di anni, quante notizie abbiamo dato. Ora, iniziamo diciamo dalla chiesa parrocchiale, questo è l'argomento principale di oggi, dalla chiesa parrocchiale che c'era a Piano delle Fosse. Sì. Lì, fino al 1928, c'è stata questa chiesa parrocchiale, diciamo allora era l'unica chiesa che c'era a Gioia Tauro. Poi successivamente, alla fine del Novecento, hanno costruito i marinai la chiesa alla Marina e l'hanno dedicata a Maria Santissima di Porto Salvo. Quindi quella chiesa era purtroppo una chiesa fatiscente, era pericolante. Mi ricordo che ho letto degli articoli del Tempo dove molti giornalisti del Tempo cercavano di sollecitare sia il sacerdote, il parroco, sia anche il comune, di restaurare quella chiesa. Addirittura pensa che c'erano le finestre senza vetro. Perché c'erano soltanto le tende che poi oscuravano la chiesa. Quindi era pericolante. E quindi addirittura il 7 marzo 1928 ci sono state delle scosse di terremoto che l'hanno purtroppo l'hanno lesionata. C'era una bellissima torre campanaria con l'orologio e con le campane. Addirittura alcune campane ora le hanno messe nella chiesa, nel palazzo comunale Sant'Ippolito. Addirittura lì c'è una campana lì nel palazzo Sant'Ippolito con il simbolo di Sant'Ippolito, l'hanno fatta nella fonderia di Monteleone. Senti, quindi diciamo in breve, no? Sì. La nostra chiesa, il nostro luogo, sì, è stato costruito, diciamo, appunto. A quel punto, logicamente, la chiesa l'hanno demolita e quindi
giustamente hanno cercato, c'era anche il nome di una certa cultura, di una certa posizione, hanno cercato di vedere di poter fare anche una chiesa molto più grande, perché poi Gioia si doveva espandere. Sì. E quindi il marchese Ruggero di Cardinale ha dato diciamo, il terreno per la costruzione. Sì. Quindi l'architetto Rocco Roni è stato quello che ha predisposto il progetto. Sì. E poi naturalmente c'è stata diciamo, un'impresa che è venuta da fuori. E l'ingegnere addetto alla costruzione era l'ingegnere Pandelli. Sì. Come tu ricordi? Sì, l'ingegnere Pandelli, sì, l'ingegnere Pandelli, che lui è stato effettivamente l'artefice della costruzione, che effettivamente c'erano anche degli operai gioiesi, però diciamo l'impresa era un'impresa comune. Quindi i lavori sono iniziati? I lavori sono iniziati nel 1928 e fino al 1933, diciamo 32, della conservazione. Prima che della conservazione c'è stata anche diciamo, la benedizione da parte il 27 maggio. È stata la prima la celebrazione della Santa Messa per delega di Vescovo Paolo Albera. Di Paolo Albera, che è questo qua, Paolo Albera, che praticamente lui ha dato, diciamo, e quindi è andata avanti questa chiesa, però già da un punto di vista esterno, da un punto di vista interno, bisognava trovare anche l'arredamento. Quindi io addirittura ho trovato una lettera da parte del dottore, e questo è molto interessante, del dottore Bullaci, sì, che invitava il marchese, mi sembra Acton, dicendo, dato che lui era diciamo il medico anche degli operai di questo marchese, e allora diceva: quando venite vediamo se possiamo avere economicamente qualcosa, perché dobbiamo abbellire all'interno della chiesa. E quindi effettivamente sia anche lì il barone Musco eccetera sono prodigati, e quindi La chiesa ha avuto c'è stato un bel altare bellissimo all'entrata, al centro, e poi due altari laterali, una dedicata alla Madonna del Rosario e l'altra al cuore di Gesù. Poi successivamente il parroco De Lorenzo è riuscito anche ha ordinato anche sia il cuore di Gesù e sia il Cristo, quel Cristo che effettivamente è bellissimo. E quello l'ha ordinato in sentito al padre. Quindi questa lettera, perdonami. Questa lettera, sì, io elenca un pochino, diciamo. Io l'ho scritta qui a c'è la lettera qua. Sì, alcune indica, diciamo, un po', descrive un po' cosa è stato, diciamo, comprato, cosa è stato. E praticamente lui ha scritto al se trovo, perché effettivamente è una lettera interessante. Sì. Vabbè. Se riesci a leggere qualcosina. Sì, se riesco a trovare dov'è ora. Senti, praticamente sì, ricomuovi, diciamo, sì, ecco, sì. Che tu, diciamo, sei a conoscenza della vecchia chiesa, no? Era stato sempre una mia domanda che mi sono sempre posto. Della vecchia chiesa del Piano delle Fosse, no? Sì. Cos'è che abbiamo nella nostra chiesa che ricorda quella vecchia chiesa? Io so semplicemente sono due colonne, esatto, che sono sull'altare. Sì, esatto. Mi confermi? Sì, e poi anche delle campane. Sì, delle campane. E poi alcune statue che si trovavano come la statua di San Giuseppe. Sì. Ah, era San Giuseppe, era già lì. Sì, era lì. Sì. Non so se tu hai visto, c'è stato, mi sembra che nel mercatino
e Lord Maggio ha trovato una fotografia dall'inizio del Novecento della processione di San Giuseppe. Eh sì, è bellissimo. E allora è ancora la vecchia chiesa, la vecchia chiesa parrocchiale. Ma quella è una foto del 1909. Esatto, quella è bellissima. Anche perché, come io affermo anche in questi giorni, il mio rammarico è anche questo, che della consacrazione, il giorno della consacrazione, sì, non c'è un documento fotografico. Assolutamente. Gentilissimo signor Conte, mi è pervenuta la sua pregiata e gradita del 16 corrente mese e non ho parole a volte per esprimere la mia e nostra riconoscenza per l'amore particolare, per l'interesse che ha per le cose nostre e particolarmente per la Chiesa, che senza un adeguato sussidio delle banche e in particolare del Banco di Napoli non potrà facilmente arredarsi e abbellirsi all'interno. Ho parlato a proposito con il nostro arciprete, signor Pasquale Lorenzo, col quale siamo d'accordo con lei, da attendere la sua prossima venuta per concretare da farsi. I tempi sono criticissimi e senza una potente leva economica la Chiesa Madre non potrà essere presto finita e curata dei particolari. Ecco, questa è una lettera, un documento molto interessante, che l'ha scritto appunto uno dei principali, allora era il dottore Bullaggi, che poi successivamente negli anni 50 lui è stato sindaco di Gioiano. Bene, vedi, potremmo raccontare tante cose. Certamente. Sì. Ora c'è stata, c'è stata prima la benedizione, poi il 10 giugno 1923 c'è stata questa consacrazione del vescovo Paolo Albera. Sì. È stata una funzione meravigliosa, sì. E naturalmente la chiesa era la chiesa più grande, perché prima erano delle chiese piccoline, quindi Gioia Tauro veramente aveva bisogno di una chiesa molto grande. E quel giorno addirittura di pomeriggio il vescovo Paolo Albera ha cresimato ben 900 persone. Io veramente ho voluto guardare nei libri parrocchiali, effettivamente 900 persone. Io non so come pittore fuori in piazza. Che poi giustamente doveva avere l'olio poi per benedire. E tra queste persone qua c'era il professore Cloto, c'era tuo zio, avvocato Anastasio, c'era il mio suocero Pedro Domenico, c'erano tanti altri. Erano 900. Addirittura c'era pure Trovena. Sì, che forse l'unica vivente. No, purtroppo è morta. Quando? È morta un po' di giorni fa. Oh. Ah, non l'hai visto? No. Io ho visto, purtroppo sì. Noi abbiamo fatto l'autografia insieme, ti ricordi? È una notizia che mi dispiace. Sì, è qua che a me. Purtroppo sì, ho visto due o tre giorni fa il manifesto. Trofimena, Trofimena sì. Sì, probabilmente il film. Ti ricordi che siamo andati noi giorno quando c'è stata la benedizione della targa per la bomba del bombardamento. Eccomi, contavo di ritornare per poter. Sì, io veramente quando ho visto questo manifesto mi sono dispiaciuto tantissimo. No, anche perché era molto lucida. Sì, era molto lucida. Ricordi quel giorno che abbiamo intervistato. Comunque. Senti. E poi quello che volevo dire pure, effettivamente nel 52, quando è venuto per la visita pastorale con il signor Nicodemo, lui è venuto qui e naturalmente c'erano dei questionari che doveva scrivere Monsignor Pasquale Lorenzo. E lui ha descritto la chiesa qua del Duomo in modo meraviglioso. Addirittura mi ha messo che c'erano 12 croci, e erano quelle croci che ci sono in ogni colonna, che poi erano quelle croci per la tradizione. Buongiorno. E quindi praticamente è stata veramente una cosa. Certo.
È stata una giornata sicuramente di grande felicità per il popolo gioiese, perché come hai detto tu, il popolo gioiese era molto emozionato, era molto emozionato, penso addirittura con 900 persone che sono state festivate. Quindi io penso che dovevano stare, non credo tutti all'interno della chiesa, nonostante che la chiesa è molto grande, perché effettivamente al di là di questa giornata di ricordi, credo che l'inaugurazione della nostra casa grande, della chiesa matrice, è stato un momento di crescita spirituale per tutta la società. Sì, effettivamente prima di Monsignor De Lorenzo è venuto nel 1924. Sì. Prima di De Lorenzo c'era il sacerdote, che era gioiese, sempre il parroco gioiese, Don Giuseppe Antonio De Maio. Sì. Questo poverino era anche ammalato, quindi praticamente tutto il periodo non riusciva neanche a fare gli esercizi spirituali. Da sempre nel 1923 poi è morto. Però una cosa molto, molto interessante che lui ha fatto è stato che era uno calmo, tranquillo, certo sì, che lui ha preso tutti i libri parrocchiali di Gioetano, che noi abbiamo libri dal 1780 in poi. Sì. Quindi, dato che erano scritti molto il vigile della legge, lui ha fatto dei quaderni con l'indice, a indice. Quindi effettivamente lì, da questi quaderni qua, noi possiamo vedere molte cose. Le prime famiglie che ci sono state. Riesce ad avere più tempo per parlare. Comunque, perché poi uno si appassiona. Quindi noi portiamo avanti, Vittorio, questo argomento, perché come hai detto tu. Noi siamo appassionati della storia del Gioetano, quindi cerchiamo di divulgarla la storia a tutti, in particolare ai giovani. I giovani devono sapere queste cose. Certo, come, altrimenti veramente ogni cosa è fine a sé. La storia poi porta anche al futuro. Ebbene, diciamo, Vittorio, però questo video di questa mattina può essere l'inizio di tanti altri video. Sì, effettivamente sì. Perché effettivamente ci sono tante cose molto interessanti sulla storia di Gioetano. C'è la questione pure maritana, che effettivamente non è da dimenticare, perché Gioetano è stato l'emporio dell'olio, dove sono venuti anche tutti i genovesi, poi successivamente sono venuti gli amalfitani, devono parlare tanto, perché praticamente i commercianti degli amalfitani sono stati delle persone che hanno portato il commercio serio, effettivamente in un modo veramente molto serio e onesto. Prendiamo l'impegno di fare altri video, perché anche poi queste rimarranno a testimonianza. Sì, è quello che a me in qualche maniera desidererei, tutti questi video che stiamo producendo, compresi quelli che io negli anni passati ho fatto in ricordo di tante persone che poi rimangono veramente in memoria storica di determinati personaggi, di cui hanno sicuramente dato lustro alla persona in ogni campo. Possono diventare una biblioteca da poter destinare, noi dobbiamo parlare, c'è quella celebre frase, purtroppo, una frase che non è... Già prevedo quello che vuoi dire, ma a me non piace. Assolutamente. No, dice tanto corpo e amata la mia. Ma c'è una storia. Perché effettivamente non è che una frase che è venuta ieri o avantieri. Perché qua purtroppo venivano da fuori gente senza scrupoli, che magari avevano l'intelligenza di poter fare qualcosa. E quindi addirittura noi abbiamo avuto un sindaco napoletano, Angelo Briglia, che addirittura lui è venuto a Gioia per lavorare con il francese Pozzi. Stiamo divagando. Andiamo avanti. Chiudiamo. In tutto questo tempo siamo
non abbiamo ricordato il nostro caro Don Francesco, ah, yes, Don Francesco che nel 1963 perché pensavo l'artefice diciamo della, perché anche, del cambiamento anche lui ha dato tanto, certo, alla, non solo alla comunità della parrocchia di Santo Polo, certo, ma a tutta la comunità, certo, di Gioventà, certo, e lui tanto è vero che poi l'hanno fatto cittadino onorario, ma come no, dopo oltre 50 anni, dal 63, eh sì, dal 63 fino al 2014. Diciamo che nel 2014 ufficialmente, ma poi è rimasto, diciamo, è rimasto la nostra, sì, casa, sì, casa, sì, per lui, ecco, perché è morto, è stata una canonica. E poi anche un merito al nostro Don Antonio. Don Antonio sta facendo delle cose molto, sì, belle, ultimamente, ora ultimamente ha dovuto anche ordinare anche la nuova statua, sì, la nuova statua di Sant'Ippolito che, sì, che ho voluto mettere qua. Sì, nello... sì, la no, sì, la nuova statua che è bellissima. E... sì. Beh, c'è modo, diciamo, anche di vederla, e quindi... Sì, sì, ecco qua, questa qua. Ecco qua. Sì, sì, questa era tanto la statua di Sant'Ippolito. La statua di Sant'Ippolito, che giustamente è andato anche lì a lui in Trentino, oppure a Palo Ordinato. Sì, sempre, quasi tutte le nostre statue sono state ordinate a Ortisei. Sì, a Ortisei, e infatti c'è ancora, sai, Sant'Ippolito, sì, però questa statua non l'ha fatta la famiglia di Sant'Ippolito. No, però sempre a Ortisei, c'è un ciclo dei centri principali che fanno questo stato in legno. Bene Vittorio, abbiamo cercato un po' magari di... Magari poi successivamente... Ma faremo qualche altra... Sì, sicuramente, sì, perché poi tutto nasce dalla passione, quindi... Sì, ecco, sì. Ecco un video che abbiamo voluto fare questa mattina, quasi improvvisato, senza nessuna preparazione. Quindi il 10 giugno, sì, allora, del 2023, sì, quindi il Duomo compie 90 anni. 90 anni. Bene amici, siamo stati bene in compagnia, potremmo ancora, come dicevamo, raccontarvi tante altre cose, ma per il momento ci fermiamo qua. Grazie della vostra attenzione, grazie all'amico Vittorio, che è sempre presente nel racconto. Cerchiamo di dare qualcosa di... Certamente. Grazie per l'attenzione, arrivederci, una buona giornata.